poi Mario Giro. Grazie mille, Presidente. Buongiorno a tutti. Essere qui oggi e vedermi a casa mia, nella mia terra, è davvero per me, diciamo, motivo di orgoglio. Non mi conoscerete, io sono Maria Rosaria Falcone, la responsabile organizzazione dei Giovani Democratici della Campania. E so bene, così come lo sa Francesca Scarpato, che è la segretaria regionale, quanto sia complicato fare un lavoro quotidiano sui territori insieme. Noi però oggi siamo qui non solo per rappresentare una generazione, ma un nuovo modo di fare politica. Voi ci vedete, però io vi chiedo di guardarci davvero, uscendo anche un po' dallo stereotipo di donna giovane e spero di bella presenza, perché il nostro è un percorso di impegno, un percorso fatto di fatica, di passione, ai limiti della dedizione, perché crediamo che fare politica oggi sia l'impegno più bello e nobile, perché è un tempo dedicato agli altri e quindi per questo è il tempo più prezioso. Credo però anche che tra di noi abbiamo il dovere di parlare un linguaggio di verità. Parliamoci chiaro, fare politica oggi, soprattutto per noi giovani, è diventato veramente complicato. Più che una passione, è una dedizione. E noi sacrifichiamo tanto, forse sacrifichiamo troppo. Penso a tutte le campagne, penso ad un'estate sacrificata insieme a Francesca per organizzare la festa dei Giovani Democratici a Palinuro. Tempo, soldi, energie per interfacciarci però con un mondo che oggi non vede più la politica come uno strumento utile per la risoluzione dei problemi. Allora dobbiamo riuscire a riportare, come dice il nostro segretario, il nostro partito, nei luoghi dove si forma e si sviluppa il senso critico e il confronto tra i giovani, come la scuola e l'università. E se saremo in grado di sviluppare una nuova solidarietà generazionale che quindi ponga al centro la condizione di vita dei giovani e sappia infondere una speranza attraverso proposte concrete in grado di dare risposte condivise al superamento delle tragedie sociali come la disoccupazione giovanile, l'emorragia migratoria di una generazione che non trova più opportunità di vita in questo paese, un lavoro quindi urgente che sappia rimettere al centro della discussione semplice e concreta per convincerla quella generazione a non intraprendere la strada più semplice dei populismi o peggio dell'indifferenza. Allora le prossime elezioni politiche svilupperanno una discussione che reputiamo epocale sui destini dell'Europa, sul ruolo dell'Italia verso i paesi del Mediterraneo, sul riammodernamento delle istituzioni, ma soprattutto ci metterà a confronto con i cittadini, con i risultati prodotti da questo governo e sulle proposte che offriremo per continuare sul fronte della crescita economica, dell'allargamento dei diritti e dobbiamo avere quindi la forza e il coraggio di saper rivendicare quanto fatto in questi anni. Ripartiamo allora dai temi, dalla rappresentazione degli interessi, dalla capacità di essere uno strumento per migliorare le condizioni di vita della nostra gente. Guardate, noi ci abbiamo provato, come la Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici, ha elaborato un documento molto valido di elaborazione e di proposta politica che si pone l'obiettivo non solo di rappresentare una generazione, ma lo sguardo di una generazione su temi a 360 gradi, perché in quel documento noi parliamo di lavoro, di immigrazione, di diritto allo studio, di periferie, di ricerca, di diritti, di tutto quello che possa interessare non solo la nostra generazione, ma l'intera società. Noi abbiamo indicato una traccia. Rispetto a questo vi chiediamo di non lasciarci soli e di fare un cammino insieme. Guardate, io sono stata sul treno con Matteo Renzi questa settimana. Siamo stati insieme in Calabria, in Basilicata, poi in Campania. Un'esperienza molto valida per una duplice ragione. Una sicuramente di carattere personale perché abbiamo avuto modo di vedere luoghi, assaggiare sapori, sentire odori di realtà meravigliose, ma soprattutto dal punto di vista politico, perché ci ha dato la possibilità di guardare negli occhi la nostra comunità, la nostra gente che ha ancora, oggi forse più che mai, bisogno di essere ascoltata. Allora io oggi ne approfitto, qui ci sono ministri, parlamentari, consiglieri regionali, dirigenti del Partito Nazionale. Io vi rivolgo un invito, ma lo rivolgo anche ai tanti ragazzi che fanno l'organizzazione giovanile insieme a me e che vedo qui presenti oggi. Non dimentichiamo mai di guardare negli occhi queste persone, di ascoltare con orecchio attento, di sintonizzarci con quel sentimento. Noi lo stiamo facendo con i Giovani Democratici, con i Future Dem, con Tempismo Democratico, con tutte realtà bellissime che circolano attorno all'orbita del centro-sinistra. Ma lo vogliamo fare insieme a voi, perché sarà solo la connessione con questo sentimento che renderà la nostra comunità, a differenza di altre realtà politiche, una comunità vera. Quindi è la richiesta che rivolgo a voi e vi ringrazio per quello che avete fatto e per quello che farete. Grazie mille.